Il comparto della pesca torna a protestare per quella che ritiene sia l'ennesima penalizzazione da parte dell'Unione Europea relativa a ulteriori giornate di fermo che si aggiungono ai divieti già imposti in diversi tratti di mare. Le marinerie siciliane si sono ritrovate stamattina a Mazara del Vallo. C'era anche una nutrita delegazione di pescatori saccensi e di rappresentanti delle cooperative della pesca. Questa mattina qui a Mazara c'è una manifestazione che in realtà è una manifestazione a livello italiano, perché in parallelo c'è anche una manifestazione a Venezia. C'è un'ulteriore emergenza che è legata al fatto che in questo momento a Bruxelles si sta discutendo di una modifica del regolamento sul Mediterraneo e c'è una ulteriore nuova mazzata all'orizzonte per le marinerie italiane e quelle siciliane in particolare. Mi riferisco alla ulteriore riduzione delle giornate di pesca che sarebbe prevista in questa nuova versione del regolamento mediterraneo. Ricordo a tutti che noi veniamo da una questione di qualche anno fa, che è quella della chiusura di tre zone di pesca importanti, ma veniamo fuori da decenni di politiche della comunità europea che non fanno altro che far male alle marinerie italiane e siciliane in particolare. Il sistema, il settore è realmente al collasso e quello che diciamo è che se realmente vogliono far chiudere la pesca, che ce lo dicono chiaramente a Bruxelles. Quella di oggi è una prima giornata per manifestare proprio il disagio delle marinerie siciliane. Quali sono le altre iniziative che la Sicilia conta di portare avanti, il comparto della pesca? Speriamo che questo sia un punto di partenza perché la discussione a Bruxelles sarà più o meno lunga, però la nostra paura è che alla fine le lobby che governano le logiche comunitarie, mi riferisco alle lobby degli ambientalisti, ma anche dei grandi gruppi commerciali che vogliono far spostare il consumo verso per esempio il pesce congelato o il pesce che viene dall'oceano. Riteniamo che questa battaglia sarà lunga e ci saranno tante fasi che noi dovremmo assolutamente tenere sempre ben attente. È chiaro che le istituzioni in questo ci debbono stare vicino, a iniziare dalla Regione Siciliana, dall'assessore Scilla, ma soprattutto il governo nazionale per terminare con gli europarlamentari che si occupano di pesca a Bruxelles. Ci saranno dei momenti che coinvolgeranno la città di Sciacca? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo avuto la solidarietà dell'amministrazione ieri con una nota. Nelle prossime settimane chiederemo, ad esempio, un coinvolgimento di tutti i sindaci siciliani che si occupano di pesca, che si affacciano sul Mediterraneo, perché credo che la lotta debba partire dal basso e soprattutto dalle istituzioni. Le associazioni di categoria ci debbono stare vicini. E la base, naturalmente, i pescatori faranno la propria parte. Sarà una battaglia, una guerra piuttosto lunga che ci vedrà impegnati per diversi mesi fino a quando il regolamento comunitario che si occupa del Mediterraneo vedrà poi la luce. Secondo il presidente della cooperativa pescatori di Sciacca, Vincenzo Marinello, è ora che la nostra rappresentanza al Parlamento europeo e nel Consiglio d'Europa intervenga per tutelare la pesca italiana nel Mediterraneo, che da troppi anni è stata ed è fortemente penalizzata con una serie di regolamenti europei restrittivi. Altri stati, dice Marinello, sono stati invece avvantaggiati in questi anni, mentre per la pesca nel Mediterraneo sono arrivate soltanto batoste.